Bella ragazzi, sono Lorenz by Lorenz e oggi inizio una nuova serie, anzi, il mio primo video su YouTube. Ora chiamiamo il mondo infatti YouTube. Non ho mai fatto video, soltanto alcuni miei amici che l'hanno fatto. E volevo farvi una breve introduzione su quello che faremo oggi. Anzi, su quello che farò in generale. Allora, io e un altro mio amico, Titamix, faremo una serie di video su delle custom map, su Minecraft in generale, survival, avventura, sul nostro mondo, oppure su appunto delle custom map. E oggi come video di presentazione volevo farvi vedere le mie abilità di come sopravvivo nei primi giorni. Ecco, dai, sì, faremo i primi 10-15 minuti. Ecco, già iniziamo a laggare. Manco sono entrato. Allora, vediamo un pochettino. Innanzitutto mettiamo difficoltà difficile, tutto al massimo perché altrimenti non mi trovo. Prestazioni massime. Tutto quanto bene, nuvole on. Ce l'ho tutte, schermo intero. Ok. Allora, stavo dicendo ragazzi. Iniziamo subito. Ah, ecco, perfetto, manco abbiamo iniziato, io mi trovo già su un isolotto. Vaffanculo. Vabbè, iniziamo subito. Allora, per la prima notte, a tutti i non esperti, io consiglierei di farvi una brevissima casetta di terra. Ovviamente, non, prima di tutto, vi devo spiegare che cos'è Minecraft ai non esperti. Minecraft è un gioco sandbox, diciamo, però in 3D. È molto. Già li so di. Madonna. Vabbè. Ai non esperti consiglierei di farsi una casa di terra, ovvero spaccando la terra appunto con cioè le proprie mani, ecco. Nel gioco voi siete una specie di Chuck Norris, potete riuscire a fare tutto quanto con delle sole mani. Consiglierei di farvi una casa di terra, infatti è quello che farò io. Però cercate di crearvela in una maniera in cui potrete vedere la notte, ovvero un blocco ad esempio 4x4 con un blocchetto lasciato vuoto. Vabbè, poi vi farò vedere per dettaglio. Ora continuiamo a rompere di qua per procurarci le arboscelli che ci serviranno successivamente. Però guardate, spawnarsi in quest'isoletta con accanto quell'isola gigante dei funghi è soltanto culo, un emerito culo di merda che tengo ogni sacra santa volta. Con il nuovo aggiornamento di Minecraft, che spero che sia il più presto, ci saranno i pannelli solari, un aggiornamento di redstone e secondo me saranno molto utili, soprattutto serviranno molte persone. E come inizia il lag, scusate, ma il programma che utilizzo che mi fa lag, no, là c'è del camione. E appunto, spieghiamo una guida pratica per i meno esperti. Innanzitutto voi vi troverete nel nulla più totale. Ovvero, ad esempio, io ora sono stato fortunato che mi sono già trovato in questa zona. Ho pure una mela. Beh, è soltanto fortuna. Voi che siete già nuovi dovete iniziare. Innanzitutto pensate come se voi siete in un mondo reale. Dovete cercare di sopravvivere. Oddio. Non mi ricordo se spaccando il micello mi dà della terra. Sì, mi dà della terra. Sì, devo trovare un modo per piazzare i miei alberi. Poi, vabbè. Ma questo qua è un discorso a parte. Ok. Sì. Io le chiamo. Vabbè, da oggi le chiameremo mucche funghi. Ecco, non mi fa nemmeno piazzare gli alberi. Muori, 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 muori. Che miseria. Ma lo ammazzo. Vabbè, vorrei dire che farò l'allenamento, dai, non è niente di strano. Allora, è. Due, che schifo, mucca di merda. Allora, tutto quello che trovate in Minecraft è sempre utile. Allora, cercate di sopravvivere. Per la prima volta orientatevi dove il sole. Se già centrale significa che siamo sull'altezza del mezzogiorno. Vabbè, io sono stato lava e pietra. Bene. Sì. È soltanto fortuna, lo ripeto ancora, non c'è cosa. Beh, allora, dai. Iniziamo a farci una casa. Per i meno esperti, come ho già detto e ripeterò, oh, già non siamo in onda creativa. Vabbè, fa niente. Per i meno esperti io consiglierei di farvi una casa per la terra, con la terra, scusatemi.
Vabbè, in questo caso io mi trovo in un coso, là c'è un dungeon, io mi trovo in un coso di funghi. Vabbè, sì, meno che facciamo una cosa qua. Farò una breve casetta qua, poi dopo mi ritirerò di nuovo su quell'isola. Perché comunque non si può vivere senza legno in Minecraft, avere il legno è la prima regola, essenziale. Per i meno esperti, le consiglierei appunto di farsi questa specie di blocchetto di terra. Come sto facendo ora io. Però più in là, ovviamente, ve la dovrete abbellire. Non. Infatti, cioè, sono molto esperto per quanto riguarda questo gioco l'altro giorno. Vabbè. Meglio se non vi sto a raccontare, altrimenti poi mi pianto e non. Comunque, per chi lo volesse sapere, ho giocato pure in alcuni server online. Sono stato anche. Anzi, non anche. Sono. Un griefer, non master, perché l'unico master è un player che sicuramente conoscerete, però non ve lo dico in caso mi odiate già nel primo video. No, niente, il giorno e la notte durano 10 minuti a testa, la notte in difficile dura 15, i zombie durante la notte possono rompere le porte. E poi inoltre, sempre di queste cose qua, vi volevo dire che poi farò anche delle guide per. Le armi belliche, cannone lancio TNT, mitragliatore e mitragliatore unito al cannone lancio TNT, una particolare mia invenzione che sicuramente i più esperti di Redstone conosceranno sicuramente. Ho usato troppe volte sicuramente, ma lascio un po' te. Un po' di merda. Sì. Già dei funghi, buono, 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 buono. Allora, organizzatevi così, albero. Bravo, bravo. Ho capito come piantare gli alberi. Benissimo. Su questa zona dei funghi io non mi sono mai ritrovato a parte una o due volte. Quindi, cioè, per me è una cosa che non avveniva da chissà quanti anni. Beh, no, niente. Ora vi farò vedere come si sopravvive, diciamo, le prime volte in Minecraft. Vi create un banco da lavoro. O crafting table, come lo volete chiamare. E ora voi potete osservare che tengo 4 funghi diversi, quindi ci facciamo subito del cibo. No, 4 giusti giusti, no? Buono, buono, buono. Benissimo. Cerchiamo di organizzarci un pochettino l'inventario. Perfetto, ora ci creiamo un piccone. Che ci servirà successivamente per fare le cazzo, ho bruciato, ho usato tutti i cosi, vabbè, chi se ne frega. Fatemi una spada, la prima vostra spada di legno, naturalmente, e andate alla scoperta. Beh, oddio, se il sole lo vedete così voi non andate alla scoperta, ma ormai, vabbè, lasciamo tutto quanto. Comunque, molti di voi sicuramente conosceranno Herobrine. Benissimo, io e questo mio amico nella versione 1.2.5 siamo stati talmente sfigati a ritrovarci Herobrine davanti e ci ha distrutto mezzo mondo. Poi apriremo un nostro server e quant'altro, però ferro. No, vabbè, culo, ragazzi, non ci posso fare niente. Allora, prendiamo il necessario per farci una fornace. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Poi ce ne prendiamo due per la spada. Pure carbone, buono. E poi ce ne prendiamo tre per un eventuale piccone. Poi prendiamoci il carbone che ci servirà per cuocere. Gli esperti Minecraft penseranno sicuramente questo qua è un nerd scavatore che non sa fare un emerito cazzo, a meno che non fare dei video di merda che non servono a un emerito cazzo. Ma non sarà così perché vi faremo vedere pure delle griffate di gruppo che faremo io ed altri. Soprattutto per chi mi conosce sicuramente impazzirà per questo video. Perché tutti quanti mi dicono non li sai caricare, non sai fare niente. Però vabbè, gli dimostrerò il contrario, ecco. Sto prendendo troppo carbone, mo non ce la faccio più a raccogliere il ferro, si fa la notte e gli zombie mi ammazzano. Quindi cerchiamo di sbrigarci, brutto piccone del cazzo. Che cazzo? Quanto cazzo è? È vero che siamo in difficile però, mamma mia. Voi ne potevate dare di meno, eh?
Allora, secondo molti l'obiettivo del gioco sarebbe uccidere l'Ender Dragon, giusto? Giustissimo. Secondo me invece l'obiettivo del gioco, che vabbè, io l'ho già ucciso tante volte l'Ender Dragon, quindi per me ormai non è una roba semplice, che però ci vuole troppo tempo per fare tutto quanto. Il mio obiettivo, diciamo, di questa giornata per ora è farmi una casetta. Sopravvivere alla prima notte, come cacchio faccio a settarmi lo spawn, ma non c'è lana qua. Vabbè, i ragni, i ragni. Per ora vi farò vedere come fare queste piccole cose. Dopo successivamente... No, dai. Non so come fare la terra. Allora, ci organizziamo in modo diverso, dai. E uno, due, tre. E qui sopra ci mettiamo l'alberello. Bene. Stessa cosa per qua. Uno, due, tre. Altrimenti il micelio mi distrugge mezzo coso. Ci facciamo subito. Il ferro lo lasciamo là, lo andiamo a prendere dopo, che non lo posso prendere con il coso di legno. Fornace. Sta arrivando la notte, mi conviene mettere qua, questo qua. Ebbene, sopravviviamo alla notte. Ovviamente io ora... È una leggerissima cosa che i meno esperti non dovrebbero fare, se non sanno combattere, ecco, come si suol dire. Ovvero, mi faccio innanzitutto un emerito piccone di pietra. Bene. Poi mi faccio una spada in pietra. Uno, due. E poi, aspetta, che cos'altro mi dovevo fare? Mi sa nient'altro. Vabbè, intanto qua la carne si è cotta. Vabbè, sì, dai, giusto per, mi faccio una un altro piccone, perché può sempre servire. Allora, compriamo qua, lasciamo libero, in modo così in caso incontro degli zombie posso subito scappare in casa. Mo' iniziamo l'avventura di sera. Spero che si spawnano mob, ma penso proprio di sì. Attimo qua giù? No, niente. Vabbè, meglio per me. Ah, soprattutto, guardatevi sempre... Ah! Oh. Scendiamo, eccolo qua il mio ferretto. Uno, due, tre, quattro, basta, non ce n'è più. Poi farò anche delle guide per come trovare diamanti, tutte queste cose qua. Però molto più là, perché prima... Ho già detto, vorrei fare una serie in survival, ecco. Chiuditi, acqua di merda. Ultimo. Bene. Bene, 8, 8, 8, 8. Benissimo. Tutti di voi, i più esperti che ora stanno vedendo questo video, penseranno ai mosi per l'armatura. Invece no, perché ricordate, l'armatura sì, serve tanto, ma veramente tanto, a volte ti salva pure la vita. Non vedo mob, no, meglio. Vabbè, l'armatura vi servirà sempre tanto, tanto, tanto. Però, quando ci avete soltanto così poco di ferro, non vi conviene farvela. E soprattutto, se avete della pelle, fatevela, però non vi durerà molto, serve per una difesa basilare, ecco. Perché non sto incontrando mob? Sfiga o lava? Lava. Sì, non trovo mob. Questo è una brutta cosa, perché imbruttiscono il gioco se non le trovo. Vabbè, intanto mettiamo qua già il coso. Io vado un pochettino in giro, perché comunque avevo bisogno di dei ragni, in modo che così. Ma è messo su difficile. Ma vabbè. Come mai manca il suono e vabbè, altro lag, lasciamo stare. Perché mi trovo soltanto delle mucche? Due belle, yeah! E vabbè, allora in questo caso, visto che il ferro mi servirà per farmi spada a piccone, mi uccido un bel po' di mucche sperando che mi danno della pelle. Anche se non trovare mob non mi piace, mi dovrò ritornare su quell'altra isola il prima possibile.
Vabbè, magari le collegherò con un ponte, sì, dai, ma sarà la cosa migliore da fare. Allora, obiettivo della giornata. Abbiamo già raggiunto i... Oddio, mi sa che abbiamo superato il limite. Oh my god. Sì, non lo so. Vabbè, dai, già che ci siamo, riproduciamo gli ultimi 3 minuti. Beh, no, dai, perché... Cioè, non so da quanto l'ho iniziato, quindi vabbè, mo vediamo, mo vediamo. Mo vediamo subito. Aspettatemi un secondo. 15 minuti, mazza. Allora sì, dai, faremo gli ultimi 3 minuti perché comunque... Perché sì. Muori, 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 muori. Muori, ho soltanto pochi minuti, muori. Muori, muori, muori. Va bene ragazzi. Ormai ci mancano questi fottuti minuti, 3 minuti. Per ora che dirvi? Non trovo mob. Appunto. Oh, il ferro è pronto, vai. Buono. Allora, mo ragioniamo. 3 per il piccone. 2 per la spada. 1 per l'accendino, che è fondamentale. E 2 altri li conserviamo. Quindi il ferro è tutto già sprecato. Quindi. Con la pelle. Che cosa facciamo? Armatura. Gli stivali. Benissimo. Il tutorial è finito. Cioè il tutorial. Come sopravvivere la prima notte è finito. Barrico l'entrata. Dopo faccio. Ovviamente. Fate sempre questa cosa qua. Dopo che trovate del carbone. Fatevi dei bastoncini. Mettete sopra il carbone e vi craftate delle torce e illuminate la vostra casa. Inizio, il tutorial è finito. Non ho altro da aggiungere, ci saranno molti video. Forse metterò 2 video a settimana, una settimana, poi vabbè, di quanto sono impegnato con lo studio, col lavoro. Quindi, bella ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!